In questo video voglio illustrare come si sostituisce una testina termica in una stampante Zebra GK420T. Ora, vedete il problema? Abbiamo fatto il test di stampa e su questa banda nera sono visibili delle righe bianche, che sono delle zone dove il dot è guasto. Abbiamo la stampante, abbiamo bisogno di un cacciavite, uno grande e uno un po' più piccolo. Adesso vi faccio vedere. La prima cosa, iniziamo a smontare la testina. Qui il lato destro bisogna fare pressione inserendolo verso sinistra per sganciare questo tassellino e sfiliamo la placchetta anteriore. Lateralmente la tessina, qui c'è un forellino, leggera pressione e la sganciamo. Anche lato sinistro uguale. Leggera pressione e sganciamo. Abbassiamo la testina, togliamo i flat cable destra, 1, 2 e questo piccolo cavetto verde. Adesso prendiamo la nuova testina termica e la andiamo a montare. Come vedete è molto semplice la sostituzione della testina. Allora, iniziamo, flat cable, iniziamo da questo di sinistra che c'è meno spazio. Assicuratevi sempre che il flat cable deve essere completamente inserito. Mettiamo questo e montiamo il flat cable lato destro. Andiamo a montare la testina, vedete ci sono queste linguette, bisogna inserirle all'interno e si aggancia in automatico. Prendiamo una nuova placchetta e andiamo a sostituire anche questa. Qui c'è un forellino, lato sinistro, lo apriamo. Inseriamo prima il lato sinistro e poi con leggera pressione andiamo a chiuderlo anche il lato destro. Mettiamo le nostre etichette. Possiamo riaccendere la stampante. Iniziale, proviamo a fare una stampa.